Io ne vado fiero che mio zio è missionario in Bangladesh. Tutte le volte che lo dico, la gente poi sta attenta. Mi hanno detto che ha fatto un sacco di cose bellissime, però di preciso non ho capito che cosa. Ho in mente che ha tutto a che fare un po' col commercio ecosolidale, col lavoro delle donne. È una storia interessante da raccontare quando mi va di raccontarla. Per poterla raccontare meglio, sono andato a conoscere i luoghi e le persone, tra cui ha vissuto per 35 anni mio zio, anzi prozio, che tra l'altro si chiama come me. Giovanni. Mi chiedo se il mio aereo abbia viaggiato solo nello spazio o anche nel tempo. Immagino cosa potesse provare un ragazzo poco più grande di me che dopo una lunga formazione religiosa si trovasse di fronte al Bangladesh del 1975. Le impressioni sono troppo forti. Anche il cristianesimo cambia prospettiva in una situazione come questa, che non si può descrivere se non a chi ha già visto. Pregate perché noi tutti non ci scoraggiamo. È un pericolo molto prossimo. Giovanni, da quanto io ho capito, arrivando subito in Bangladesh, rimase scosso da questa grande povertà. Erano più le baracche che le case dell'involatore, in pratica. Veramente c'era più povertà, più necessità. Io stesso ero molto in difficoltà, anche soltanto a fissare nelle fotografie le situazioni, perché erano veramente devastanti dal punto di vista umano. Dopo un po' che sei in Bangladesh, avviene una reazione interna che ti rende un po' duro. È una reazione provvidenziale, che ti permette di andare in giro senza piangere. Ad ogni peso spinto vengono da te persone per chiedere aiuto e tu devi rifiutare seccamente, perché se fai lo sbaglio di cedere a uno, ne hai di fronte 100 nella stessissima situazione. Qualche volta la scorza dura si rompe e allora si soffre un po'. I primi mesi sono per conoscere la gente, cercare di inserirsi nella situazione, conoscere anche la cultura. Un anno era Borisal per la lingua. Lui ha cominciato con la parrocchia di Boborpala. Quando lui è arrivato e ha lavorato tanti anni quella parte. Boborpara è una missione che sta proprio sul confine con l'India. 24 villaggi sparsi in una zona molto ampia, quindi di attività ce n'erano molte. La mia sensazione più forte è quella di vergogna. Ti trovi tutto un tratto ad essere ricco, invidiato. La gente ci tratta come padroni o come possibilità di guadagno e noi viviamo in modo privilegiato. Il senso di colpa stanca molto. Non si sentiva a suo agio senza tentare di voler fare qualcosa per migliorare la situazione, in qualche modo. L'abbiamo soltanto incoraggiato a trovare il suo ruolo in questa situazione, sapendo il suo amore per il canto, il coro, la musica. Io ho detto: guarda, in Bangladesh c'è una bellissima tradizione, mettiti lì e cerca di animarla, ravvivarla, rinnovarla. Niente, la musica non lo attirava più, sembrava. Allora ha detto: prendi in mano la scuola, le scuole, segui gli studenti, l'educazione. Ma anche questo non lo attirava, finché ha trovato una piccola casetta che era stata costruita dove avevamo iniziato un centro di cucito e ricamo. C'erano 35-40 donne, che si radunavano ogni giorno al centro di cucito e ricamo e lavoravano. E padre Giovanni ha incominciato a familiarizzare con loro e da lì è iniziata la scintilla del handicraft, di questo artigianato. Vi mando due borse di juta. Sono fatte tutte a mano. Anche il cordoncino è fatto dalle donne. È già qualche anno che è organizzata l'esportazione di questi lavori, ma finora è stato veramente uno sfruttamento della gente. Se almeno il ricavato fosse reinvestito per incrementare e rendere autosufficiente il tutto. E lui di queste cose un pochino se ne intendeva perché suo padre e la sua famiglia il pallino del commercio l'aveva. Da Boborpara stiamo producendo tappeti. Siamo gli unici a produrli. Le donne che lavorano l'aiuta sono pagate secondo i pezzi che producono.
normalmente possono guadagnare 5 tacche al giorno, a fronte di una paga media di 3-4 tacche. Il guadagno sarà stabile fino a quando lo sarà l'esportazione. Non so come potremo andare avanti se dall'Italia non comprano i tappeti. Si buttò a capofitto e riuscì a ottenere dei grossissimi risultati in termini economici e soprattutto in termini sociali. L'impatto di questa attività è molto forte, perché da un villaggio poi si è allargato agli altri villaggi e quindi è incominciata a nascere questa rete di piccoli gruppi che poi è diventata anche cooperativa. Ora, questi sono metodi e concetti culturali che sono nuovi per il Bangladesh, specialmente per quello che riguarda la popolazione femminile. In Bangladesh, in South Asia, women are most deprived. They treat as a second citizen. There are many people has no husband and many people has a husband but they are very poor. They have no rights to speak, to take any decision from themselves. They have no permission to go outside. Perché tante donne, tante magari prima non uscivano neanche di casa. Il progetto dell'aiuta non è semplicemente dare lavoro a delle donne per migliorarne la situazione economica. Implica un cambiamento psicologico, morale e sociale che è quasi impossibile misurare. এবং এই অল্প শিক্ষিত মেয়েরা সমাজে যে অবহেলিত ছিল, সংসারে যে তাদের মূল্যায়ন ছিল না। আমি যখন প্রথম এই বাড়িতে আসি আমার শ্বশুর বাড়িতে তখন আমার শাশুড়ি এই কাজ করত। তখন আমার শাশুড়িকে বললাম কি তুমি একা একা কাজ করবা? আসো আমরা সবাই মিলে কাজ করি। আমার শাশুড়ি বলতো আচ্ছা তাই ঠিক আছে কাজ করি। এই কাজ করে আস্তে 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 আমাদের সংসার উন্নত হতেই থাকলো। ফাদার জন আমাকে সার্বক্ষণিক উনি সব কিছুতেই কাজের ভুল ত্রুটি ভালো মন্দ সব কিছু উনি আমাকে সাহায্য করত এবং দেখাই দিত নিজে হাতে ধরে আমাকে কাজ মানে শুধু মানে হাতের কাজ না মানে কিভাবে কম্পিউটারে কাজ করতে হবে কিভাবে একটি লোকের সাথে কথা বলতে হবে কিভাবে একটা অফিসে যেতে হবে মানে বিভিন্ন বিষয় তার কাছ থেকে আমি অনেক সহযোগিতা পেয়েছি আর সে এটা আমাকে শিখিয়েছে Segue le tracce di Padre Giovanni nei vari villaggi dove ha lavorato. Tutti lo ricordano con grande affetto e mi fanno sentire a casa. Viene voglia di fermarsi, ma devo continuare il mio viaggio. Giovanni non stava mai fermo e quindi ha incominciato a tessere questa rete sempre più ampia praticamente in tutte le missioni in cui i saveriani erano coinvolti. Padre Cesta Collen, এটা বিদেশ পাঠানো যায় কী করে এবং প্রথম মাস যায় মরবিগ্ন সাবজনের ওখানকার চেয়ারম্যান ছিল এনরিকো তারাবিনি 95 সালের দিকে আমরা একটা নতুন সংস্থা করি যার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ হস্তশিল্প একতা সেবা সংস্থা সংক্ষেপে যার নাম হচ্ছে বেজ গভীর রাত পর্যন্ত কাজ চলতো বিদেশ থেকে বাইরে বিভিন্ন এই মেল আসতো আমরা বছরে 36 থেকে 40 45টা পর্যন্ত শিপমেন্ট করতাম ওনার দ্বারা এই বাংলাদেশের প্রায় 10,500 মেয়ে উপকৃত হতো এটা স্টার্ট veramente un grande aiuto una grande promozione sociale da questo punto di vista per la donna Intuivo che il lavoro avrebbe portato dei cambiamenti di mentalità nelle donne e nel villaggio ma una rivoluzione sociale non me l'aspettavo Molte persone per bene vengono a chiedermi di prendere in mano direttamente il lavoro o addirittura di chiuderlo perché la società si sta rovinando a causa sua. Lasciatemelo dire, è una grande rivoluzione per il Bangladesh. Qualche volta mi chiedo anch'io se è questo che sono venuto a fare in Bangladesh e pensandoci su mi sembra di sì. Il mio lavoro di missionario non è solo questo, ma se non ci fosse il contatto con la società, tutto il resto che faccio, prediche, confessioni, battesimi, sarebbe troppo incompleto. E forse anche non vero. È parte del carisma missionario, immagino, dove l'annuncio del Vangelo viene fatto più attraverso la testimonianza e la realtà lavorativa o di vita, piuttosto che prevalentemente con le sole parole. আমাদের মাঝে শুধু ধর্ম প্রচার করতে আসেনি আমাদের আরো উপরে উঠানোর জন্য আমরা যেন ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকতে পারি মর্যাদা পাই সেজন্য আমাদের জন্য অনেক Lui era molto attento a mettere insieme l'attività, per esempio,
di ministero nelle parrocchie con l'attività anche di tipo sociale. E in questo ha trovato anche qualche difficoltà sia con la chiesa locale sia con alcune esperienze anche di altri missionari. Qualche volta lui è d'accordo con il vescovo, oppure qualche volta il vescovo non è d'accordo con lui. Bishop bollen tumi parish catechist parish e thako tumi patishal jolito hote parba na ei kotha shune father john bishop er biruddhe obhijog korlo je jodi dorkar hoy amra je bidan father thake amra tar beton dubo. Quando con Giovanni ti trovavi a parlare di qualsiasi argomento, rischiavi di cozzare perché aveva opinioni solide, forti, ma sul lavoro con le persone assolutamente un ascoltatore. Convocava spesso questi gruppi di donne per giornate di formazione sociale, personale, anche religiosa, umana. Erano anche occasioni per lui di ascoltare le donne, i problemi, comunque in genere prima di cominciare l'aspetto tecnico, diciamo, o comunque lavorativo, le donne parlavano della loro famiglia, dei bisogni, della casa. Queste donne che venivano a conoscersi tra di loro. Puntava molto sulla loro coesione e sulla loro consapevolezza. Si aiutavano veramente, anche appunto di religioni diverse, cristiani, musulmani, indù, veramente un dialogo pratico, veramente. Oltre al risultato economico si è raccolto un altro frutto, tanto bello quanto inaspettato. Le donne hanno provato gusto a trovarsi insieme, a discutere i loro problemi, a non cedere di fronte alle ingiustizie. Il fatto poi che la metà delle donne coinvolte sia musulmana ha ampliato la possibilità di una testimonianza concreta dei valori evangelici. I piccoli guadagni che le donne ricevevano andavano soprattutto per l'istruzione dei propri figli. Because they are not educated, the next generation will be much more educated and they can change their life. Che আমাদের ছেলেমেয়েরা এই কাজ দ্বারা লেখাপড়া শিখে তারাও এখন সমাজে অনেক জায়গায় সরকারি চাকরিও পেয়েছে অনেকে অনেক জায়গায় অনেক ভালো জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি চাচ্ছি যে আমার মেয়েদের বা সংসারের সবাই যাতে আরও ভালো হতে পারে। মেয়েরা যদি আমি এই কাজ করে আমার ইচ্ছা যে আমি MBBS ডাক্তার তৈরি করব আমার মেয়েকে, আর আমার বড় ছোট মেয়ের ইচ্ছা যে সে পুলিশ ইন্সপেক্টর হবে, যেন সে দেশের আইন সুস্থ এবং সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারে। Rinnovato un po' la società del Bangladesh, in cui anche le donne potevano avere un introito e quindi avere una voce all'interno della famiglia e della società. Cioè, constatavamo che quando una ragazza imparava a fare questo jute handicraft, no? Lo faceva veramente anche poi quando doveva sposarsi, aveva un'altra più possibilità, aveva anche più rispetto, più stima, tutto un insieme di cose. E da lontano abbiamo visto arrivare una delle donne dell'aiuta. E lui mi ha detto sottovoce, gli luccicavano gli occhi dalla gioia. Te, quella lì si sposa per amore. Il lavoro è una dimensione sì economica, ma anche di riscatto, di dignità per quello che sanno fare. This dignity help them to have the power on their hand, on their mind. So through this power they can change their life. Le donne di Bobor-Para sono ormai completamente autonome nel lavoro. Stefan, che inizialmente le coordinava, è sempre meno coinvolto, mentre Shonda è diventata la responsabile del gruppo. Neta dice manse, che non lo cauche manni, che non apna che meni misse. Tara voluk. Ora Shonda su mai di ti perice. Ora Shonda, ora su mai di ti. Inizia a pensare che questo cambiamento di cui tutti parlano possa riguardare ogni tipo di società, non solo quella del Bangladesh. This change, giving them the opportunity to send their children into schools,
giving the proper medical attention, giving them good housing. Voleva un bene alle persone che poi si è dato da fare per comprare terre, metterle a disposizione di queste persone. Responsabilizzandoli anche, dici, ti diamo la terra ma la casa la fai o la terra la paghi piano piano e diventa di tua proprietà, e sempre appunto in modo cooperativistico, coinvolgendo loro. Ma Giovanni pensava sempre cose nuove o migliorare quelle che aveva già sperimentato con le sue donne? Lui si è trovato a prendere in mano il lavoro della Tokai House. La Tokai House era questa casa che nel tempo avevamo costruito per i bambini di strada di Kulna. Questi bambini hanno tutti comunque già in giovane età, attorno ai 6-7 anni, le abitudini della strada, per cui non potevi mantenere regole rigide. La regola era la porta aperta. Chiaramente cercavi di non lasciarli andare via, però chiaramente se andavano, andavano, ma soprattutto la porta era aperta per quando tornavano. I saw what dedication he put effort to change the life of the rural women. Non voleva ringraziamenti, non voleva lodi, non voleva che si parlasse di lui. A volte sembrava burbero con la gente, badava al sodo. Quindi era molto esigente innanzitutto verso se stesso poi con tutti gli altri. Se jamon manushke appayon ador korto bhalobashto temon shashono dito. অনেক সময় আমাদের বকাঝকা করতেন. He told then you cannot work the right way, then you will not get the order, then what can I do, then you should work the right system, your quality control, then other we can sell it, then it will return or you will, they will not give you money. এমন একটা বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে সবার সাথে হয়েছে. এটা বুদ্ধি নেই আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন, বাবু ঘুমাচ্ছেন, কাজে যেতে হবে, সেই বৃষ্টি হোক, ঝড় হোক, গরম হোক, থেমে থাকতে নেই না. হাদার একটা মানুষ ছিল, মনে হইতে দেখলি তার ভয় পাতাম. Le donne capivano che anche quando alzava la voce oppure era molto duro nel fare le richieste, però alla fine capivano che lo faceva per farle crescere, per assicurare il lavoro. L'ho conosciuto come un papà. He's like a guru to me, he's like a father to me. Era presente dappertutto. Padre Giovanni Abbiati era onnipresente. Father John is like a you can see Hindu goddess who have 10 hands doing everything. Riuscì a risolvere le cose che gli altri non sapevano capace di cominciare. Avevi bisogno di sistemare un pezzo di macchina, far ripartire un respiratore. L'altro ieri sono andato all'ospedale a montare un apparecchio per i raggi X. Hanno chiamato me, l'esperto. In mezz'ora l'ho montato e l'abbiamo provato subito. Mettere a posto le moto, le macchine. Con il suo macchinino si ficcava in tutti i buchi per vedere, di supervisionare le varie faccende, vedere di risolvere i problemi se sorgevano. Identificava i problemi, poi ci si buttava a testa bassa a cercare di affrontarli, cercare soluzioni. Dopo cena i confratelli magari guardavano la televisione, lui era davanti al computer a finire l'ordine. Tar modde dektam sobchetta bishoy shomoy nishtha mane shonoy onubortita toni kokhono ek jagay 10 minute beshi darite patten na quando era qui lui voleva tornare là, per cui era un tipo irrequieto sostanzialmente. Lui come muoveva di là di qua? Correva veloce. Era sempre di gran fretta. Lui era un padre rocket. Rocket father. Padre razzo. Ami koyekbar padre Johner garite cholche bibhinno kaje kintu eto druto she kaj gari chalato je amar nijeri bhoy lagdo. Ami boltam padre apnar garite ami uthbo na. Tar porer din 5 tarikh আমি সকালে রওনা দিই আর তার সঙ্গে আসি। বলতে বলতে আমাকে বললো কি, জাচিন্তা আমার দাঁতে অনেক ব্যথা। যশোর মাগুরায় আমাদের একটি বাসের সাথে আমাদের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তখন গাড়ির সামনের অংশ অনেকটা ভেঙে যায়।
তারপরে আমাকে বলল যে যাচিন্তা আমরা এই গাড়ি কি করে সারাবো, ভালো একজন ইয়ার কাছে নিয়ে যেতে হবে যাদের ওয়ার্কশপ আছে। তারপরে যখন আমরা ওই পাড়ে কাছাকাছি ফেরির চলে আসছে আর ফাদার জন ফেরির থেকে নেমে আসলো আর গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে, আমি বললাম ফাদার আমাদের বেশি তাড়াহুড়া করতে হবে না, আমরা আস্তে আস্তে যাই। উনি আমাকে একটা বকা দিল, বলল তাই আমার দোষ না, কেউ যদি আমাকে ধাক্কা মারে যাচিন্তা সেটা আমার দোষ না, আমি ভালো চালাই তুমি আমার দোষ দিবে না। আমি আর কোনো কথা বলিনি। যেতে যেতে যখন সাভার পৌঁছায় ওই সময় একটা রং সাইড থেকে একটা ট্রাক আসে, তখন ফাদার বলছিল যে বাবা আর টাকাতে পারবো না, তাই বলে আমাদের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল। তখন একটা ভ্যান গাড়িতে করে শুনেছি আমি যে ওনাকে হসপিটালে নেওয়া হয়েছিল, যদি একটা অ্যাম্বুলেন্স কিংবা ভালো কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতো তাহলে উনি হয়তো উনি বেঁচে যেতেন। ইটস এ রিয়েলি ভেরি সাডেন অ্যান্ড ভেরি শকিং, ইটস এ আনবিলিভিং আনবিয়ারেবল। সেই কথাটা মনে পড়লে আসুন আমাদের কষ্ট লাগে। এভরিবডি মিস ফাদার অ্যান্ড ক্রাইড, স্টিল উই রিমেম্বার। যেন আরও পৃথিবীতে একজন আমাদের জন্য জন্মায় একদিন আমরা কামনা করি তার জন্য। La gente alla fine si è accorta e anche dimostrato, ha ricambiato questo affetto. Infatti quando lui, la salma è stata portata qui, c'è stata una coda di gente interminabile. Mentre sono ospiti dei Saveriani a Culna, uno di loro muore improvvisamente e viene sepolto proprio di fianco a padre Giovanni. Alla fine della cerimonia, la tomba di mio zio è piena di fiori. Quando lui se n'è andato, ecco, noi siamo rimasti un po' in difficoltà, questo dobbiamo dirlo. Eravamo con l'acqua alla gola per il personale. Eravamo molto preoccupati perché pensavamo, scompare questa figura così attiva, così impegnata, così coinvolta in questo nuovo campo, è una persona un po' insostituibile. Probabilmente il Beltutto si fermerà e se si fermerà saranno guai. Hanno deciso di chiudere la casa dei Tokai. Il Donar mittur por ei jinish tar onek poriborton hoyche tate prokito jara beneficiary tara ekhon kaj khub kom pay. Age sei kajer goti ekhon sei goti ar nei, father John je bhabe korte chalaten sei bhabe ar nei. Tar pore father John more gele amader mane onek chinta hoyto samasya hoyto boltam. পরে যখন ফাদার জন 2009-এ মারা যায়, মানে ব্যক্তিগত কারণেই হোক বা আমার সমস্যার কারণেই হোক, আমি বাস্তে শিখার চাকরিটা ছেড়ে দিই এবং আমি শুরু করি আমার এই ছোঁয়া হস্তশিল্পর। এভরি প্রডিউসার এভরি পার্সন থট বেস ডাইড উইথ ফাদার জন বেস ইজ ডাইড। Nonostante il mio ottimismo, loro hanno sempre saputo che questa cuccagna, il loro lavoro, non poteva durare. Loro non hanno diritto a questi privilegi, è bontà degli altri se finora li hanno avuti. Questa mentalità io non posso accettarla, la nostra non è un'elemosina. But after the sorrow, after the grief moment, I realized that Father John is dead, but if nobody continue his passion, his base, he will be not exist anymore. So I thought base should continue in love of Father John. E continua questo grazie alle persone che Giovanni qui aveva tirato su. In modo che fossero i bengalesi a portare avanti queste attività, anche se è una cosa difficile, però lui ci credeva. Anche perché questo è uno degli obiettivi forti che Giovanni si era posto, non solamente aiutare loro economicamente, ma aiutare loro a crescere dal punto di vista della cultura, della solidarietà. Anturikotar sathe ফাদার জনের যে লক্ষ্য বা বেজের যে লক্ষ্য সেটি পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে এটে এটে সামনের দিকে ভবিষ্যতের দিকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। È un problema di giustizia. Il mondo si è sviluppato in alcune zone a scapito di altre. Ora è giusto rifondere il debito. Negli ultimi anni si è cercato di finalizzare tutti gli aiuti alla creazione di possibilità di lavoro, ma siamo sempre al punto di partenza. Chi stabilisce il prezzo è il mercato estero ricco. Il tempo impiegato dalla donna per fare una borsa non viene neppure preso in considerazione. Dal punto di vista strettamente commerciale
siamo riusciti a mettere in piedi una struttura interamente gestita dai bengalesi che fa tutte le attività che non immaginavamo mai fossero possibili senza la presenza di Padre Giovanni. Quindi il ricevimento degli ordini, l'evasione degli ordini, la loro ripartizione tra i diversi gruppi, il controllo di qualità sui prodotti, le pratiche di export. Sono necessari dei criteri di efficienza che a loro erano un pochino sconosciuti. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Shurov, questo ragazzo che Giovanni ci aveva presentato, che è diventato davvero un po' il motore di questa iniziativa. We requested our Italian friends, his family, Sondrio friends, our other friends that we want to continue base. What do you think? And they immediately they start giving us hope, giving us confidence, giving us motivation, giving us inspiration. In questa chiamata è stato inevitabile sentire la voce di Giovanni e di lì, devo dire, l'impegno con il Bangladesh, con il lavoro dell'artigianato, ha assunto tutta un'altra dimensione, tutto un altro peso anche nella nostra vita. Ogni cosa che faccio, che qui quando vendo un oggetto, lo vedo una cosa, ripenso a là e soprattutto faccio per loro. È bello avere anche questo legame, perché tu quando vedi una cosa, un oggetto, non è solo l'oggetto che vedi. Almeno io vedo tutto l'insieme, vedo i paesaggi, vedo le persone, vedo le situazioni, i mercati, la gente così, tutte le cose per terra. নিজেদিন হাতে এই কাজ না থাকে আমার একটু মন ভালো লাগে না আজকে আমার যে পজিশন এটা সবটাই আমার ফাদার জনের জন্য হয়েছে বলে আমি এই কাজটা করতে পারতাম না È molto forte ancora l'adesione emotiva dalle donne che hanno conosciuto Giovanni e che hanno collaborato con lui soprattutto agli inizi però tra le migliaia di donne che lavorano nei gruppi ormai sono sempre più numerose le donne che non hanno conosciuto Giovanni e che quindi non so in che misura abbiano compreso il senso profondo di questa attività. ওখানে পয়সা কম আর এখানে বেশি কিন্তু তখনকার বেজ ছিল হচ্ছে একটা সেবামূলক সংস্থা এখনকার বেজ হচ্ছে একটা ব্যবসায়িক সংস্থা এখন নিজেরা যতটুকু পারি তার আদর্শ মতো সে যেরকম শেখাই গেছে তাদের বড়দের কাছ থেকে শিখে শিখে সেরকমই আমাদের এখন কাজ করতে হচ্ছে Women are now taking decision and they can now sit in the shop also several shop they are selling also local market amar jonno eta shudhumatro business na eta father er shopno ta kei mane agai niye jawar jonno il mio viaggio e il mio racconto finiscono qui ma ora che conosco meglio questa storia mi rendo conto che è appena incominciata father jon amader hridoye ase সে মরেনি মরবে না কোনোদিন ফ্রম হেভেন হি ইজ হেল্পিং আস টু এনকারেজ আস টু কন্টিনিউ দিস ওয়ার্ক এন্ড হি মাইট বি ফিল প্রাউড দ্যাট ইয়েস উই আর অন দ্য ওয়ে উই নট স্টপ উই আর গোয়িং অন ডাক দিয়াছেন দয়ালা মারে বোনায়ার বেশি দিন তোদের মাঝারে আয়রে ডাক দিয়াছেন দয়ালা মারে রই বোনায়ার বেশি দিন তোদের মাঝারে আয়রে ডাক দিয়াছেন দয়ালা মারে Interrogativo se nel mio futuro rientrerà questa cosa del Bangladesh, quello certo un po' ce l'ho e un po' devo capire no, come ci rientrerà, che cosa si può fare. La via che mi sembra che dia più risultati è la via dello stare, cioè del fermarsi in un posto e vedere che cosa poter fare. Poi
quali sono veramente i bisogni delle persone, cosa serve veramente fare, quello emerge dalle persone che lo dicono o comunque dal contatto con loro. Che cosa significa per loro stare bene? Abbiamo ragione noi a dire che stanno meglio se succede questa cosa o hanno ragione loro a vivere come vivono e stanno bene uguale?